Quando ho letto le agenzie di stampa che riguardavano la vicenda nota dei dipendenti pubblici del comune di Portici, la mia prima reazione è stata quella di amarezza e sconfitta. Perché quando nella gestione di un ente pubblico, personale pubblico, interviene la Digos, interviene la magistratura, intervengono la polizia, i carabinieri, per mettere fine a una deviazione che doveva essere, come dire, controllata e gestita per via politico-amministrativa, ovviamente io come ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione non posso che sentirmi sconfitto. Oggi vedo questa giornata come una giornata di bella politica. Io sono qua. Il sindaco Cuomo non è certamente della mia parte politica, la cosa non mi importa assolutamente niente. Sono qui in forma istituzionale, io sono il ministro di tutti gli italiani. Avere una pubblica amministrazione efficiente non è né di destra né di sinistra. Propongo a questa amministrazione, una volta che si saranno conclusi i riti democratici, di sottoscrivere con il mio ministero un protocollo d'intesa, come ho già fatto con tante altre amministrazioni, un protocollo d'intesa per lavorare insieme, per implementare reti amiche, linee amiche, la customer satisfaction, per farne proprio un gioiello di pubblica amministrazione, un modello per tutta l'Italia. Questa